Luna rossa Ineos al CAD. Bellissimo studio di Giovanni Gambacciani che ci ha mandato, che ha provato a ricostruire dalle foto, dalle cose, i foil sia di Luna Rossa sia di Ineos, facendo un lavoro, devo dire, molto buono, insomma, anzi ottimo direi. Si riescono a vedere una serie di cose interessanti da questo studio che ovviamente si possono solo intuire, guardando le foto. Avendo le cose ravvicinate, insomma, e potendo studiare un pochino di numeri, ci sono un po' più di cose che saltano all'occhio. Direi la prima che lui ha trovato è che tutti questi foil, compresi quelli di American Magic, in realtà, hanno un angolo fisso rispetto, all'orizzontale, no? Hanno quei 15 gradi rispetto all'orizzontale. Mentre a noi sembrava che alcuni fossero più a Y, altri meno a Y. Alla fine, invece, tutti i concorrenti che sono arrivati ad avere foil a Y, quindi tutti tranne i neozelandesi, hanno trovato questo angolo che è probabilmente il miglior compromesso tra avere un po' di superficie in più e restare dentro comunque il box, no? Quindi sembra anzi un angolo un po' estremo, quasi quello massimo per riuscire ad entrare dentro il box. Sì, io penso che sia proprio il box il limite di questo angolo, molto probabilmente, adesso non so, però mi sembra che se tu devi far entrare un foil a Y dentro quella scatola lì, più o meno tu debba arrivare a quell'angolo lì, quindi è stata un po' forzata proprio probabilmente anche al momento di disegnare le regole, probabilmente ha pensato un angolo di quel genere lì, perché probabilmente è un angolo che viene considerato ragionevole, no? Esattamente, sicuramente quest'angolo incide anche con l'angolo a cui si riesce a portare l'arm, quindi aperto, perché non sfiori l'acqua completamente tutto insieme, diciamo, quindi non vada in ventilazione tutto insieme, ma affiori comunque poco a poco. Comunque, insomma, è interessante che tutti i team siano andati sull'estremo. In questo senso, mentre i neozelandesi sono andati nell'altro estremo e non c'è nessuno che invece ha cercato una via di mezzo, quindi magari una Y un po' più aperta, non so, a 5-10 gradi, 7 gradi, anziché andare in uno dei due estremi. In realtà è abbastanza normale, no? Nelle regole si cerca alla fine di arrivare sempre a un estremo, è più facile andare all'estremo che stare a metà, no? Se ti convinci che una cosa va meglio dell'altra, ovviamente cerchi di andare all'estremo di quella cosa lì, anche se poi non è detto che tu raggiunga l'ottimo, perché poi alla fine, magari se queste barche andranno avanti, magari vedremo apparire degli angoli molto più intermedi. Però Esatto. non, diciamo, in questo studio sono stati proposti anche dei profili, no? Ha provato Giovanni a indovinare quelli che potevano essere i profili NACA, comunque a cui si sono ispirati per il disegno dei fogli stessi. E comunque con una certa, buon grado apparentemente di approssimazione, no? Sì, ovviamente il profilo è la cosa più difficile da vedere perché la forma del profilo non è chiara dalle foto, insomma è difficilissima da capire anche solo, è abbastanza difficile da capire anche solo da molto vicino guardando i foil. Sicuramente, insomma, Giovanni ha fatto delle assunzioni che sono corrette, secondo me. Ha preso una famiglia di foil che sono di sezioni che sono quelle plausibili per questo tipo di utilizzo. La cosa interessante è che appunto ha ipotizzato questi profili con sostanzialmente la massima larghezza piuttosto indietro, direi praticamente a metà del profilo. E questa è una cosa di cui non abbiamo in realtà mai parlato, no? Perché ovviamente è difficile vedere quali siano i profili, per cui non puoi neanche fare un grande confronto, però anche questa parte è estremamente importante dal punto di vista del successo del foil stesso, per cui
se si scelgono dei profili di questo tipo, come quelli che ha pensato Giovanni, sicuramente vuol dire che si predilige la velocità, mentre questi foil funzioneranno, si sa già che questi foil funzioneranno peggio ad alti angoli d'attacco, quindi tenderanno ad andare prima in separazione. Ovviamente non ci aspettiamo che queste barche vedano alti angoli d'attacco, per cui è normale. Certamente c'è sempre il problema del decollo. Infatti, diciamo che abbiamo più o meno visto quel che succede quando perdono l'angolo d'attacco, chiaramente, però probabilmente sarebbe una problematica che non potrebbe far altro che verificarsi, quindi tanto vale effettivamente studiarli per degli angoli d'attacco molto limitati, col fatto che effettivamente in quel modo lì ottieni una migliore velocità. Questo sicuramente, effettivamente si tratta di estrema precisione da parte dell'equipaggio, del flight controller, insomma un po' di tutti. Chiaro, questo farà un'enorme differenza come l'ha sempre fatta fino ad ora. Esattamente, una cosa simile che si può vedere sulle barche, insomma, diverse barche sono fatte per esempio con diverse sezioni di derive in questo senso, per cui ci sono barche che hanno la deriva molto nasuta davanti, quindi con la massima larghezza che sta molto verso davanti, e quelle sono più facili da portare, per cui tendono a stallare molto di meno, mentre barche veloci e con equipaggi più esperti hanno per esempio derive con la massima larghezza più verso indietro, che vuol dire che la barca andrà tendenzialmente più veloce, quindi il profilo è più efficiente, però stallerà prima, quindi sarà più difficile da portare, sarà più difficile da manovrare. La stessa esatta regola vale per questi foil. Altra cosa ovviamente che si vede un pochino dai confronti che lui fa è lo spessore proprio del foil, perché poi il quanto questo foil sia spesso è difficile da capire, e lui ipotizza per esempio che quello di Luna Rossa sia, secondo me, vagamente più sottile di quello di Ineos e probabilmente un po' più simmetrico. Queste sono tutte cose che ovviamente sono assunzioni, insomma, non è detto che sia veramente così, anche se lo studio che ha fatto è molto approfondito, quindi ci sta che non sia andato assolutamente lontano dalla verità, però tutte queste sono cose di cui in realtà non abbiamo mai parlato, ma che influiscono tantissimo sul modo di portare la barca e su come queste ali funzionano nel loro modo migliore. Sì, poi c'è una questione che ci è stata sollevata rispetto alla possibilità di queste barche di raggiungere velocità molto alte in cui potenzialmente un foil dovrebbe andare in cavitazione, teoricamente. Io mi domando se questi foil con un ingresso così sottile possano, sopportare meglio rispetto a un foil nasuto una condizione di cavitazione, oppure immagino inizio di cavitazione, insomma, immagino che ci sia un periodo di transizione, no? Una velocità di transizione, no? Di semicavitazione, qualcosa del genere. Sì, beh, esattamente. Ovviamente la differenza proprio che c'è tra un profilo con il molto nasuto, quindi con la curva molto in avanti, e un profilo con la massima larghezza a metà, è che il secondo, quindi questi anche che ipotizza Giovanni, hanno un picco di pressione, di depressione sul dorso della pala che è meno concentrato nella parte frontale e un pochino più distribuito in tutta la prima parte. Questo vuol dire che a parità di lift la curva è più piatta, quindi la depressione che si crea è minore, nel senso è meno negativa, quindi più positiva. Non saprei come dirlo, è difficile. Quindi in sostanza cosa vuol dire? Che la cavitazione occorre un po' dopo e soprattutto avviene nella seconda parte del profilo, quindi
c'è caso che, insomma, che tu riesca a fare scoppiare la bolla di cavitazione, perché la cavitazione sono delle bolle che si creano e poi scoppiano, o meglio implodono. Se tu riesci a far implodere queste bolle al di fuori del profilo stesso, allora non, diciamo, non hai più problemi, perché il problema della cavitazione è anche quello, cioè che ti implodono queste bolle sul profilo stesso e te lo rovinano proprio strutturalmente, oltre a crearti vibrazioni. Quindi, in sostanza, è molto molto plausibile che queste sezioni siano fatte in questo modo, anche per appunto ritardare la cavitazione o comunque controllare in qualche modo la cavitazione. E riuscire ad andare fino a quei 50-53 nodi che abbiamo visto fare a queste barche. Ovviamente l'estremo in questo senso sono appunto i foil supercavitanti, che invece hanno la massima larghezza completamente indietro, no? Praticamente dei cunei, per cui non è difficile pensare che, insomma, più si sposta indietro la massima larghezza, più questi profili sono facili da portare, o meglio, sono meno problematici durante l'inizio della cavitazione. Sostanzialmente tu avresti, è come se tu avessi una sorta di flusso più o meno regolare a parte anteriore, a parte posteriore magari funziona poco, però non è un grosso problema perché tanto a quelle velocità lì non hai certamente problemi di lift, no? Quando vai a 50 nodi sicuramente Esatto. il tuo problema è limitare il drag e questo è una cosa che comunque i vari team avranno tentato di fare perché sicuramente anche il fatto che si creino comunque delle turbolenze crea sicuramente più drag, no? Più resistenze, quindi questo è un altro, la gestione di quel tipo di resistenza sicuramente sarà stata un oggetto di studio, non sarà stato facile neanche simularlo, immagino. No, 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 ovviamente le simulazioni in questo senso sono fattibili, ma piuttosto onerose dal punto di vista dei calcoli, per cui sicuramente c'è stata tutta una scrematura iniziale. Devo dire che appunto di co il come funzionino le sezioni non è una cosa sconosciuta, ecco, ci sono. C'è una bella bibliografia di cose che si possono andare a leggere per capire come ciascun profilo funziona in diversi stati, per cui anche quando incomincia la cavitazione e come si forma. Ovviamente poi quando uno sta arrivando a finalizzare la forma del foil, ovviamente deve andare a farsi degli studi particolari per vedere come effettivamente reagisce il profilo nel suo intero, nelle sue condizioni di lavoro. E qua ovviamente bisogna fare i calcoli, però ci si riduce di solito a farli quando si hanno già le idee ben chiare su quello che si farà e sulle decisioni, diciamo, prese. Ecco, bene, insomma, quindi abbiamo le idee un po' più chiare su come sono una parte, che però è fondamentale dei disegni di queste due barche, insomma, i foil sarà quello su cui si giocherà gran parte del confronto, e da un punto di vista tecnico poi invece sarà un bellissimo confronto sull'acqua, molto probabilmente. Va bene, Ciao ciao, buona giornata. ciao.